Oggi la manifestazione di solidarietà verso la CGIL nazionale, ieri che ha subito un attacco vile da parte di fascisti alla manifestazione contro il Green Pass. Perché siamo oggi qui? Perché siete oggi qui? Sì, è una prima reazione rispetto a questo assalto violento che abbiamo subito presso la sede nazionale della CGIL, ma anche l'assalto contro le istituzioni. Quello che fa più male è l'assalto ai valori della democrazia, ai valori del lavoro, ai valori della nostra rappresentanza sindacale. In questo momento in tutte le camere del lavoro della Calabria, ma in tutte le camere del lavoro del paese, ci sono dei presidi appunto di proteste e mobilitazione verso tale atto violento, ma allo stesso modo noi stiamo immaginando di organizzare fin dal prossimo sabato in maniera unitaria con CISL e UIL una grande manifestazione nazionale, perché non vogliamo affatto derubricare la democrazia di questo paese, che in questa fase dovrà essere di grande utilità per lo sviluppo e il futuro dello stesso paese. Diceva attacco alla democrazia, è così? Sì, è un attacco alla democrazia e lo testimoniano le presenze non solo dei dirigenti regionali e dei dirigenti della CGIL, ma di tutte le forze democratiche del paese, le forze belle della nostra città, così come nelle altre sedi. Noi qui oggi diamo solidarietà alla CGIL nazionale, ma chiediamo che venga sciolto Forza Nuova e tutte quelle associazioni, se di associazioni possiamo parlare, che si rifanno ai valori del fascismo. Quindi oggi noi qui presideremo la nostra sede, così come in tutte le sedi di tutta l'Italia, di tutta la nostra regione in particolare.